Al via la 26esima edizione del Meeting dei diritti umani contro tutte le guerre al Teatro della Compagnia a Firenze. Quella tra Russia e Ucraina continua a mietere vittime in un inverno dalle rigide temperature. Per questo il sindaco Dario Nardella e la città metropolitana hanno lanciato un'iniziativa che vada a ricreare, nel senso vero della parola, l'energia che manca nelle città ucraine bombardate e prive di gas ed elettricità. A breve da Calenzano partirà un generatore di corrente capace di dare luce con la sua potenza ad un intero ospedale ucraino. Noi città europee con EuroCity e il Parlamento europeo abbiamo lanciato 2 settimane fa la campagna Generatori di Speranza. Ci stiamo organizzando per inviare nelle città ucraine dei generatori industriali per portare luce e riscaldamento negli ospedali, nelle case, nelle scuole. Firenze è pronta, la città metropolitana con la protezione civile ha individuato un generatore industriale con una potenza superiore a 300 kW con il quale possiamo alimentare un intero ospedale in Ucraina. Stiamo facendo con i tecnici gli ultimi interventi di manutenzione e di messa a punto per poterlo poi spedire attraverso il supporto logistico della protezione civile nazionale ed europea. Mi auguro che tutte le altre città italiane possano inviare generatori elettrici che siano almeno di una potenza equivalente a 50 kWh.